La diocesi Lucera-Troia comunica che per il periodo natalizio il vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano presiederà alcune celebrazioni. Si comincia con la Santa Messa Pontificale della Notte di Natale in cattedrale alle ore 19 del 24 dicembre. Nel giorno di Natale, il 25 dicembre, il vescovo celebrerà la Santa Messa Pontificale alle 10:30 nella Concattedrale di Troia e alle 19 nella Cattedrale di Lucera. La Santa Messa di ringraziamento di fine anno sarà celebrata alle ore 19 del 31 dicembre a Lucera in cattedrale. Nel primo giorno del nuovo anno, il 1 gennaio 2021, il vescovo celebrerà alle ore 9 a Biccari nella chiesa del Monastero delle Clarisse e alle ore 19 in cattedrale a Lucera. Nella solennità dell'Epifania, il 6 gennaio, il vescovo celebrerà alle ore 11:30 nel santuario di San Francesco Antonio Fasani in Lucera. Nella vigilia della festa del battesimo del Signore, ossia sabato 9 gennaio, Monsignor Vescovo celebrerà alle ore 10:30 nel santuario della Madonna della Sanità in Volturara Appula e alle ore 18:30 nella parrocchia di Celenza Valfortore. Nel giorno della festa del battesimo del Signore, domenica 10 gennaio, il Vescovo presiederà la celebrazione alle 11:30 a San Marco la Catola. Lunedì 21 dicembre in Puglia sono stati registrati 4.377 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 788 nuovi casi positivi, 237 in provincia di Bari, 17 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia Bat, 422 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, un residente fuori regione, un caso di residenza non nota è stato riclassificato ed attribuito. Sono stati registrati 31 decessi, di cui 13 in provincia di Foggia. 53.574 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia. Sono 45.000 gli operatori sanitari pugliesi che si sono registrati sul sito regionale per rendersi disponibili alla vaccinazione contro il Covid-19, dato aggiornato alle ore 13 del 21 dicembre. L'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco ha dichiarato che l'adesione può essere considerata ottima. Nelle prossime ore sul modulo di adesione si aggiungeranno quelle categorie che in prima battuta non sono state considerate fra quelle incluse nella fase 1. Le adesioni saranno accolte sub iudice nelle more di un ampliamento delle categorie da parte del governo centrale in base alla disponibilità di dosi di vaccino. Nel computo delle prime vaccinazioni sono previste dalle disposizioni nazionali anche quelle per i circa 20.000 ospiti delle RSA pugliesi che non erano oggetto di registrazione volontaria sul sito. Presidente Zanasi, a febbraio avremo il nuovo presidente. Sì, sicuramente, non ci sono problemi per arrivare all'elezione, i tempi li abbiamo riaccorciati sempre col conforto di Roma, quindi ci ritroveremo ad avere non solo il presidente ma la nuova squadra della presidenza.
quindi l'organismo completo che ci allieterà da questo punto di vista. È stato un anno molto difficile, anche questa conferenza stampa è stata abbastanza frizzante, significa che ci sono ancora dei conflitti interni da tranquillizzare, da rasserenare. Non ci sono conflitti interni, sono modi di vedere e di interpretare. Comprendo bene, anzi devo essere contento, salvo qualche passaggio che qualcuno ha fatto, però la realtà è quella che qui ci si iscrive e ci si dimette liberamente e quindi questa regola vale per tutti. Imprenditori, io dico sempre che la storia non si fa con i se, non fossimo al sud, se avessimo maggiori aiuti, se avessimo una politica diversa, la storia si fa con i nonostante tutto ci sono delle imprese che tuttora riescono a creare ricchezza per i propri lavoratori, per sé, per il territorio. Dobbiamo puntare sulle imprese sane, ce ne sono tantissime anche qui a Foggia, anche nella nostra Puglia, che nonostante tutto vanno avanti. Lei ha fatto una disamina molto dura sul nostro territorio relativamente soprattutto alla questione della sicurezza e della mafia, però rimangono ancora pochissimi gli imprenditori che denunciano. Questo è un errore, non ci deve essere nessun rapporto di connivenza con il settore della delinquenza, con la mafia. È proprio una situazione bianco-nero, non ci deve essere nessuna continuità. Noi dobbiamo avere una posizione fortissima di denuncia sempre e in ogni caso. Abbiamo uno Stato forte che ha la volontà di starci vicino, sia con il prefetto, sia con le forze dell'ordine, polizie, carabinieri, guardie di finanza, sono a nostra disposizione ed è nostra responsabilità non avere nessuna connivenza con il mondo della delinquenza. Presidente, un'ultima cosa, voi avete parlato sempre del lavoro che è una cosa essenziale, soprattutto per il futuro, come ci diceva in conferenza stampa. Avete fatto anche un calcolo dal punto di vista di quanti morti ci sono? Morti nel senso? Morti per Covid. Morti per Covid è un numero elevatissimo di morti per Covid, abbiamo purtroppo una situazione dove in primis la salute, qui abbiamo la situazione di dover dire o la borsa o la vita, che cosa è più importante? Meglio star chiusi ora in questo periodo qua, meglio soffrire ancora, ma superare i problemi della pandemia per poterci occupare totalmente dei problemi dell'economia. A questo dobbiamo puntare, superare la pandemia e puntare all'economia e puntare al futuro che possa essere un futuro positivo e migliore rispetto a quello al passato, a quello che stiamo vivendo. Vergine Immacolata, noi ti salutiamo. Santa Maria, Madre Patrona nostra, noi ti preghiamo. Madre di Dio e della Chiesa, noi ricorriamo a te. Ai piedi della croce sentiamo anche oggi la parola del Redentore. Ecco vostra madre, ecco, o madre, i figli tuoi. E noi, tuoi figli, cerchiamo rifugio sotto la tua materna protezione. Viviamo tempi difficili e da te, consolatrice degli afflitti, imploriamo con fiducia il soccorso. Mai la storia umana ha sperimentato tanta esaltazione d'ingegno e insieme tante contraddizioni di vita. Mai l'umanità si è trovata di fronte a sfide e ad inganni come quelli che dobbiamo vivere. Stiamo imparando a conoscere i progressi delle scienze e ne siamo fieri, ma ci stiamo anche accorgendo con terrore delle insidie che li attraversano. Il nostro orgoglio si mescola alla paura, le nostre sicurezze si confondono con le fragilità e le incertezze del caos. Il protagonista di questi giorni è un virus invisibile e cattivo, che quale mostro spettrale
attenta alla serenità della nostra esistenza e insidia la solidarietà per la nostra convivenza. Guarda a noi, o Donna gloriosa, guarda a noi che ci affidiamo a te, come i bimbi si affidano alla madre e senza timore si rifugiano tra le sue braccia. Guarda a noi, o Donna benedetta, e fa che in queste ore di panico e di apprensione non venga meno la fiducia del cuore. Nulla ci blocchi ed ogni minaccia sia affrontata con l'audacia della sapienza e della generosità. Preservaci, o Madre, dal virus micidiale che sta mortalmente contagiando intere fasce della popolazione mondiale. Ottienici, ti preghiamo, uomini e donne dedicati alla ricerca scientifica, con disinteresse e competenza, assicura il successo per il loro impegno e le loro fatiche. Assisti e proteggi coloro che sono chiamati negli ospedali e negli ambulatori a soccorrere le sofferenze dei fratelli. Patrona nostra, preservaci dal contagio dello spirito. Proteggi il tuo popolo dalle insidie dell'antico nemico di Dio, che da sempre è anche nemico dell'uomo. Guida i nostri passi nel cammino terreno verso la meta gloriosa del cielo. La nostra vita non conosca confusione e sgomento, ma resti strettamente unita a colui che è la nostra speranza e la nostra pace, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.